chiesa, sembrava la fine del mondo. Ciao! Allora, questo è un video tutorial, trucco ispirato a Kim Kardashian. Lei è stupenda, magnifica, quindi non cerchiamo neanche di emularla. Però insomma, ho visto quella foto, il trucco mi piaceva molto. Poi io non porto il rossetto rosso, avevo voglia di vedere un attimo come mi stava. E quindi niente, ho deciso di fare questo look. Se vi piace il video, se vi piace il video, se vi piace il trucco, seguite il tutorial. Ciao! Parto applicando una base su tutto il viso, un primer, nel mio caso userò questo qui che è l'All Matte di Make Up For Ever. Lo applico direttamente con le dita, ne prendo un po'. Faremo una base un po' più particolare questa volta perché, come sapete, Kim Kardashian, così come J.Lo, tendono sempre ad avere questa zona molto rischiarata, quindi con un contrasto evidente tra questa zona, che è quella del contorno occhi, e la zona del contouring. Quindi andremo a fare una base un po' più particolare. Andremo ad applicare prima un correttore in quantità generosa in questa zona qua, proprio per rendere molto più chiara la zona. Un fondotinta scuro nella zona del contouring e poi andremo ad amalgamare il tutto, a sfumare il tutto col nostro fondotinta. È molto più semplice da vedere che da spiegare. Allora, partiamo col correttore. Io utilizzerò questo qui di Elena Rubinstein, che è il Magic Concealer nella tonalità 02 Medium, e lo vado a stendere con un pennello così, che è il Duo Fibra, un po' più piccolino di MAC, che è il 130. Lo stendo in maniera generosa. Scusatemi per l'occhio, vedete che ho questo occhio un po' più gonfio e praticamente mi appunto un insetto e piano piano sta passando, però ce ne vuole ancora un po'. Solo che avevo voglia di fare questo video, ho detto ma proviamo, vediamo che cosa succede, e lo porto in questo modo, cioè vado a creare proprio un triangolo. Ok, porto un po' di prodotto così col pennello come ce l'ho sporco anche centralmente sul naso e nell'arco di Cupido per andare a creare ulteriori punti luce. Ok, a questo punto vado invece a delineare le mie zone d'ombra, quindi con un fondotinta più scuro vado a tracciare i contorni delle guance e del naso. Nel mio caso utilizzerò questo prodotto qui, che è di Cinecittà Makeup, ed è il numero 36. Ok, a questo punto col nostro fondotinta andiamo a uniformare il tutto, quindi prendo un po' del mio fondotinta, che è questo qua di Laila, che è il numero 5. Il mio pennello della Elf, questo qua a testa piatta, vado a stendere il fondotinta su tutto il viso, in questo modo si amalgameranno le sfumature che abbiamo fatto. Quindi applicando il fondotinta nelle zone più chiare risulterà più chiaro, nelle zone più scure risulterà più scuro. In questo modo avremo creato il nostro contouring con le creme. Quindi prendo un po' di prodotto e inizio a stenderlo su tutto il viso. A questo punto vado a fissare tutto con una terra, nel mio caso è sempre quella di Lancôme, la Star Bronzer. Ok, fisso invece la zona nel contorno occhi con l'Invisible Powder di Kiko. E per farlo utilizzo un pennellino da sfumatura. MAC, che è il Sculpting Powder Definitive,
questo pennello qua che è il 165 di MAC. Allora, passiamo al trucco degli occhi. Come prima cosa andiamo ad applicare un primer e io applico sempre l'Urban Decay Primer Potion, Urban Decay Primer Potion nella versione Eden, che ormai, boh, non lo so cosa gli è successo, si è in versione fatiscente. Allora, per effettuare questo look utilizzeremo la palette di Sleek, quella della nuova collezione che si chiama Au Naturel, e sono queste colorazioni qua. Vi lascio il link al video della recensione dove vi ho fatto vedere tutta quanta la collezione. Allora, come primo colore su tutta la palpebra applico questo qui, che è il 1, 2, il terzo partendo dal lato esterno. E aspettate, vi dico il nome, si chiama Cappuccino. Ok, a questo punto inizio a lavorare nella piega dell'occhio con un pennellino un po' più di precisione, come questo. Questo qui è della Royal Beauty, l'ho preso da Acqua e Sapone, l'ho pagato anche poco ed è abbastanza buono. Vado a lavorare appunto nella piega dell'occhio con questo colore qui, che si chiama Bark. E una volta che arrivo alla fine dell'occhio lo chiudo, vado a creare una specie di V esterna. Per non portare troppo colore verso l'alto, per sfumare utilizzo un pennello pulito che è questo qua di Sigma ed è il 217. Ora, con un pennellino come questo, ma va bene anche uno di quelli angolari, eh? Io mi trovo bene con questo qui, però anche quello angolare va bene. E questo qui è il MAC 212. Andiamo a prendere questo ombretto qui, che è quello nero, che si chiama Noir, e andiamo a delineare bene tutta la rima ciliare superiore. Quando vado a delineare l'angolo esterno, gli do già la direzione che voglio dare poi al mio occhio, quindi tendo a fare un flick tendente verso l'alto. Tenete come punto di riferimento la fine del vostro occhio e in direzione della fine delle sopracciglia. A questo punto, una volta steso, lo sfumo un pochino verso l'alto per dare un effetto un pochino più smoky, sempre con lo stesso pennello, lo porto leggermente verso l'alto. Vedete? Qua all'angolo vado a creare una specie di V e poi porto il prodotto verso l'alto. Ok, a questo punto per sfumare meglio questi contorni vado a prendere un pennello da sfumatura che però sia ben appuntito. E questo qui è di Louise Young, non mi ricordo il nome perché non c'è scritto. Vado a fare il mio punto luce con questo colore qui, che
che è un bianco matte opaco e si chiama Nougat. Mentre nell'angolo interno, per dare un po' più di luce, vado ad applicare questo qui, che è un color carne perlato, e si chiama Taupe. Ok, per quanto riguarda la rima cigliare inferiore, invece la vado a contornare facendo un mix di questi due colori, che sono il nero e questo marroncino. Eccolo qua, questo marroncino qui. E il nero si chiama Noir e il marrone si chiama Moss. Andiamo ad applicare l'eyeliner e in questo caso io utilizzerò un eyeliner nero in gel di MAC che è il Black Track. Aggiustiamo le sopracciglia, io utilizzo sempre la matita della Rubinstein da 02 brown e il mio solito gel di Dior, il Brow Fix, quello trasparente 00. Adesso pulisco tutta la zona intorno con il mio Touche Eclat di Saint Laurent nella colorazione 03. Ok, prima di finire gli occhi e quindi applicare ciglia finta e mascara, applico un po' di fard. Questo qui è sempre della collezione di Sleek, la Au Naturel, la Nude Collection. Ed è un bellissimo color carne. Con un pennellino da sfumatura, sempre 217, giusto per dare un pochino più di calore, per riscaldare un pochino gli occhi, vado ad applicare un pochino di questo fard. Anche qua al di sopra della piega dell'occhio, aspettate che vi avvicino. Proprio poco poco, giusto per scaldare un po'. Come illuminante applico il Soft and Gentle di MAC. Finiamo il trucco degli occhi applicando il mascara, quindi piega ciglia. Ok, in realtà dovremmo applicare le ciglia finte. Siccome io devo uscire, non ho nessuna voglia di applicare le ciglia finte, quindi di uscire con le ciglia finte, applico prima il mascara e poi applicherò due diversi top coat, di modo da cercare di ricreare appunto questo effetto ciglia finte. Allora, come mascara vado ad applicare questo qui, che è il Dior Show Iconique. Nero ovviamente. Poi parto col primo top coat che è questo qua di Kiko, quello rosso, e si chiama il curling che serve per incurvare le ciglia. Quindi utilizzo prima questo. E poi ancora al di sopra applico sempre un altro top coat di Kiko, che in questo caso è quello viola, che è quello volumizzante. Per finire applico una matita bianca all'interno dell'occhio, questa qua è quella di Make Up Forever e della numero 0. La vado a fissare con un po' di ombretto bianco in polvere.
Ok, passiamo ora al trucco della bocca. Per effettuare il trucco sulle labbra utilizzerò questi qua che sono i Put Paint di Sleek. Sono praticamente delle tinte per labbra, più che delle tinte, delle vernici vere e proprie per labbra. Sono iper pigmentate. Poi vi farò un video a parte dove vi farò vedere tutte quante le colorazioni. Comunque, questo qui è il 157 Pin Up. E poi c'è questo qui un pochino più aranciato che è il 155 Lava. Questo è il look finito. Il mio occhio gonfio non aiuta la resa del trucco, però. Spero vi sia piaciuto, un bacio e al prossimo video. Ciao!